Francesco Monte, mai avuto paura della galera, non correvo il rischio di stare dentro per 12 anni. Non era il timore di restare in Honduras e finire in carcere ad avere spinto Francesco Monte a rientrare in Italia. L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi, contrariamente a quanto sostenuto da Eva Enger, ha dichiarato in un'intervista rilasciata al settimanale di Puke che a spingerlo ad abbandonare il gioco sarebbe stata l'ansia legata all'impossibilità di difendersi seriamente, dopo le accuse che l'ex collega di gioco gli ha rivolto in diretta TV. No, nessuna paura della galera, il vero motivo è solo ansia. I 12 anni? È un rischio che non avrei corso perché sono innocente, le accuse della Enger sono infondate. Sono tornato perché da là era impossibile per me gestire la situazione che si era creata dopo le parole della signora Enger. Ribadirò la mia posizione nella sede opportuna che in questo caso è il tribunale. Da lì non avrei potuto farlo. Confermo che non ho fumato marijuana. Non me la sentivo di restare lì con l'ansia addosso per come si sarebbe evoluta la situazione. Ho deciso di dare la priorità alla mia vita rispetto a un programma. Nessuna paura. L'invito di Don Mazzi. Era stato Don Mazzi a invitare Francesco ad affidarsi alla sua struttura di recupero, nel caso in cui avesse avuto problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti, cosa che il diretto interessato ha sempre negato con forza. Il celebre prete si era offerto di prendersi cura di Francesco dopo lo scandalo scoppiato all'Isola dei Famosi. L'Isola dei Famosi è equivoca. Si fa tutto per creare notizia, per creare interesse. Un giorno va bene una cosa, un giorno dopo il contrario. Il discorso non è se denunciare subito o denunciare più tardi. Di fronte a una situazione di un certo tipo ognuno di noi ha una sua coscienza, deve riflettere su come agire. Il problema non è la tempistica, il problema è la confusione che quel reality crea dando il via a equivoci infiniti. Davanti a un'accusa come quella di Eva Enger bisogna far chiarezza, non tirare in ballo mille cose per non affrontare il vero punto. Finché si fa spettacolo con il gossip ci può stare, ma quando in ballo c'è la droga, la questione è molto più grave. Bisognerebbe essere più seri. So che alcuni pensano che lo spinello non è una cosa grave, ma stiamo parlando pur sempre di droga. Monte? Non so se ha un problema o sono solo calunnie. Nel caso, se avesse bisogno, qui troverebbe le porte aperte. Non ci sarebbe denuncia contro la Enger. Nel frattempo, benché Monte abbia annunciato più volte che la questione sarà risolta in sede legale, Eva Enger ha fatto sapere che non ci sarebbe stata alcuna denuncia a suo carico. Intervistata da Barbara D'Urso a Domenica Live, insieme al marito Massimiliano Caroletti, ha asserito che non ha intenzione di querelare Francesco ma che, nel caso in cui fosse lui a farlo, sarà costretta a difendersi nelle sedi opportune. Per il momento, tuttavia, nessuna querela sarebbe stata sporta.